Metti via quelle stupide carte, è ora di dormire. Ma papà, devo allenarmi se voglio diventare un grande mago. Ieri mi hai detto che volevi diventare una stella del football. Non puoi fare tutto. Perché? Perché nella vita bisogna sempre scegliere. Ora vai a letto. Buonanotte e sogni d'oro. Buonanotte. Nella vita devi scegliere, o una cosa o l'altra. Sì, perché questa è la metafora bella di questo prestigio, che in realtà insegna questo numero che ognuno può essere quello che vuole. Un mago tradizionale oppure? Un giocatore di football americano. Mi sa che arriva. Qua viene la seconda parte. Sì. Questo la è la seconda anima. Certo. Quindi inizia il dualismo tra loro due. Certo, tra il classico dei maghi e questo simpatico ragazzo che ne fa di tutti i colori. Ecco, adesso scoprirai che però fare il giocatore di football americano ha dei vantaggi. Guarda la radio. Che ci avrà la radio, Rolfo? Eh? Una radio come le altre? Un po' più bella. Ah sì? Questa è la mia stazione radio preferita. Ci sono sempre le, come si chiamano, le majorette dove c'è un campione di football, no? È per quello che lui aveva dubbio, mago o giocatore di football? No, fai il giocatore di football. Adesso stanno reinterpretando una delle più celebri illusioni di Harry Houdini. In pratica lui cerca, metaforicamente, di imprigionare la sua parte giocatore di football. Sì, lo chiude in una scatola trasparente, però. Bravo, che indica che è molto più difficile, certo, da sparire. Certo. Doppia catena, e dà anche sicurezza. Casomai uno ti suona la sera, permette? E poi ci si mette sopra pure lui, quindi non può uscire. Guarda, questo è originale. Solitamente il telo viene tenuto da due aste, qua invece c'è una catena umana di persone. Vabbè. Conta. Conto? Vai, dai, conta, prova. Veloce. Sì. Uno. Basta. No. Zauber Trixer, questi sono bravi. Secondo me la giuria apprezzerà. Potrebbero andare a medaglia. Non so vincere, ma medaglia di sicuro. Questa è la sfida finale. Mago o football player? Chi vincerà? Fanno una sfida a castelli. Beh, un classico direi, questo lo so fare anch'io. Allora guarda questo che fanno adesso. Va bene. Te l'ho detto, papà, si può. Grandi Zaubertrixer!